Da quest'oggi il nostro canale G-Science TV programma per tutti quanti voi la rubrica più attesa dell'anno, la rubrica di formazione sulla G-Science, estate GIS 2021. Attenzione però, prima di annunciarvi la programmazione delle video lezioni, dei video tutorial di estate GIS 2021, vogliamo regalare a tutti quanti voi un'occasione unica di formazione, un workshop fondamentale per chiunque operi e gestisca progetti GIS, ma non solo. Sto parlando del workshop dedicato a OpenStreetMap, Open Data e mappatura partecipata per l'ambiente e il territorio. OSM è un progetto su scala globale che crea e gestisce dati geografici con licenza aperta. Andiamo quindi a scoprire la potenzialità dei dati geografici liberi con il dottor Alessandro Sarretta, ex coordinatore nazionale del progetto OSM per Wikimedia Italia. Andremo quindi ad esplorare le potenzialità del collaborative mapping proposto da OSM, i modelli di dati su cui si basa OpenStreetMap ed ancora andremo a scoprire le diverse piattaforme per coinvolgerci all'interno della community di creazione, produzione e gestione dei dati su questa piattaforma mondiale. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, ma soprattutto vi ricordo di fare sempre subscribe qui in basso a destra e di abilitare le notifiche per scoprire tutta la programmazione di Estate GIS 2021. Ancora grazie. Allora, sono ricercatore a CNR IRPI, spero che si veda lo schermo condiviso. È l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica. E si trova a Padova, anch'esso. Sono anche un volontario di OpenStreetMap e fino al mese scorso anche coordinatore nazionale. Ora ho passato la palla a un coordinatore più giovane, lasciamo spazio ai giovani, però diciamo che è una comunità, come accennerò, molto, molto ricca e con molti elementi di innovazione anche. Ho accolto molto volentieri l'invito a questa presentazione e come ha introdotto Salvatore sarà una presentazione con alcuni concetti teorici per comprendere OpenStreetMap e alcuni un po' più pratici. In realtà non saranno proprio due parti distinte ma saranno un po' mischiati in modo da toccare questi elementi a parte la parte iniziale un po' in modo interattivo. Allora, iniziamo subito e partiamo con una domanda che sembra banale, però in realtà, come è già stato accennato, c'è molto dietro OpenStreetMap e partiamo dalla domanda: che cos'è OpenStreetMap? È, non so il livello di conoscenza di OpenStreetMap di voi, ma parto dalle basi, mi scusino magari quelli che conoscono già alcune cose, alcuni elementi di base. È un progetto di informazione geografica volontaria. Che è nato ormai un bel po' di anni fa, nel 2004 nel UK, da Steve Cost, che era uno studente di dottorato a quel tempo, che non riusciva a trovare i dati che gli servivano per i suoi studi e quindi ha pensato bene di iniziare una raccolta diretta e la creazione di un database delle strade inizialmente, il nome infatti è OpenStreetMap, ma vedremo che ora in realtà è molto di più, per poter condurre i suoi studi, quindi è partita dal basso come un'iniziativa necessaria per la mancanza di dati geografici liberi e riutilizzabili anche in questo caso per scopi di studio. E lo scopo era la creazione di un database più che una mappa geografica crowdsourced, quindi in cui la raccolta delle informazioni è demandata a una crowd, a una varietà di soggetti. E come esattamente aveva anticipato Salvatore, è un po' il corrispondente della Wikipedia. Cioè, come Wikipedia è una grande enciclopedia del sapere, così creata dagli utenti e quindi aperta anche agli input di chiunque abbia competenze e capacità di scrivere in un certo modo, anche OpenStreetMap è un database creato da una molteplicità di utenti che permette quindi di contribuire insieme alla creazione di un database globale.
Mi fermo un attimo, siccome ho visto le immagini frizzate, per sapere se arriva il suono correttamente nel video. Perfetto. Cosa non è o non è solo, non è solamente un'alternativa a Google Maps. Spesso comunque si comparano queste due, diciamo, realtà. È anche una mappa che utilizza certe caratteristiche e assolve a certi compiti a cui risponde anche Google Maps, ma come vedremo, proprio per la disponibilità dei dati è molto di più. Si può fare di più e in modo diverso, ovviamente. Cos'è importante sapere? Che noi viviamo in una zona ricca, in cui ci sono molte persone, ci sono attività e ci sono molti mappatori anche, ci sono molti servizi e quindi anche molto ben mappata da iniziative commerciali come Google, come Bing e altre realtà. E ci sono altre parti del mondo che interessano meno, diciamo, che spesso non hanno informazioni. Per esempio, queste sono degli screenshot della mappa di Kibera, una baraccopoli vicino a Nairobi, in Kenya, che nelle mappe ufficiali ha gran poco, e nel 2010 è stata creata un'iniziativa tramite anche OpenStreetMap per mappare le realtà, le strade, le case, ma anche i servizi, per dimostrare che c'è molto di più oltre che una generica baraccopoli. È stata un'iniziativa molto seguita, è una delle prime di questo tipo, di rappresentare le persone, quindi rappresentare qualcosa in una mappa rende anche viva e reale la comunità delle persone che ci stanno dietro. Alcuni concetti di base. OpenStreetMap è basato sulla conoscenza locale e la contribuzione delle persone che vivono nei luoghi ed è guidato in modo bottom-up dalla comunità. Quindi c'è una comunità globale, ma organizzata anche a livello nazionale e poi locale, che contribuisce. C'è un coordinamento di una fondazione che si chiama OpenStreetMap Foundation, che non controlla OpenStreetMap, ma coordina varie attività, è responsabile anche della sostenibilità economica e dell'infrastruttura tecnica, che c'è molto di infrastruttura tecnica dietro OpenStreetMap, però non gestisce i progetti software dell'ecosistema OpenStreetMap e non decide cosa si mappa, quello è parte della community. Importantissimo è la licenza. OpenStreetMap funziona bene in questo modo perché il database è un database aperto, si parla di open data e la licenza è una licenza adatta ai dati di questo tipo, che è l'ODBL. Qui avete alcuni riferimenti, non mi dilungo, comunque è importante sapere che quando si usa OpenStreetMap si può fare quello che si vuole e riutilizzarla anche in ambito commerciale. Ci sono non delle limitazioni, ma delle attenzioni ad attribuire in modo corretto i dati e le mappe a OpenStreetMap per poter utilizzarle all'interno della licenza ODBL. Allora, un paio di slide generali per capire di che numeri parliamo. È una comunità molto ampia, molto variegata, anche molto distribuita in modo disomogeneo nel mondo. Sono circa 7 milioni di utenti registrati, in realtà solo, diciamo così, 1,5 milioni, 1,6 milioni di contributori attivi che hanno fatto veramente degli edit. Alcune persone si registrano, ma magari dopo non contribuiscono direttamente. Però ci sono circa 50.000 contributori attivi al mese e 100 milioni di modifiche. Dopo vedremo cosa significa questo. E vi lascio anche un link curioso che fa vedere, adesso provo a cliccare live e vedere se funziona. I contributi in diretta. Abbiamo superato da un mesetto 100 milioni di contributi e vedete i pallini e di fianco chi ha fatto e cosa ha fatto in giro per il mondo adesso, attualmente. Quindi ovviamente nelle zone di luce si sta lavorando di più e l'Europa comunque è il luogo più attivo, ma potete seguire se non avete nient'altro da fare cosa succede nel mondo anche con dei tool simpatici come questo, ma dà un senso di quanto la comunità sia globale e attiva ogni secondo della giornata. E accennavo solamente che c'è una grande diversità geografica sulla contribuzione, che dipende dal numero di persone che vivono in una nazione, ma anche da questioni storiche o anche di competenze e capacità. L'Italia è comunque sempre tra le prime 10 come numero di contributori ed è una tra le più attive a livello mondiale anche come
attività sia accademica che proprio di contribuzione attiva e anche dell'associazione che rappresenta OpenStreetMap in Italia, di cui parliamo adesso, perché la comunità italiana in OpenStreetMap è autonoma, ma è supportata da Wikimedia Italia, che è il local chapter italiano della Wikimedia della OpenStreetMap Foundation. Quindi diciamo che supporta OpenStreetMap in Italia, ma è anche local chapter della Wikimedia Foundation, che è quella che coordina, diciamo, Wikipedia. Okay, quindi in Italia c'è questa commissione positiva. E ci sono dei ruoli anche di responsabili, coordinatori per l'organizzazione di eventi, conferenze che contribuiscono alla crescita della comunità. E anche qui c'è una componente tecnologica di supporto. Un concetto importante è che, seppure in OpenStreetMap.org, che è il sito di base, adesso lo faccio vedere, è questo. Se voi avete visto o andate in www.openstreetmap.org, avete una mappa di default, che è questa, è una mappa abbastanza classica che evidenzia strade, edifici, abitato e alcune infrastrutture. In realtà, come dicevamo, dietro c'è un database che può essere interpretato e quindi rappresentato in modi molto diversi. Già nel sito base si può scegliere, e avete nel pannello laterale, 4-5 mappe di default. Vi faccio per esempio vedere al volo quella ciclabile che è stata creata anche da poco. Se cambiamo la mappa ciclabile a Padova, vediamo evidenziate tutte i percorsi ciclabili della città. Quindi, a seconda dell'utente o di chi crea la mappa, si possono evidenziare e valorizzare elementi diversi, che vanno da quelli più semplici a una carrellata. Adesso vi faccio una carrellata molto veloce, un focus sulle camminate o i giri in bici, i comprensori sciistici, la possibilità di creare mappe anche artistiche, o semplificate, quindi in bianco e nero. Oppure anche cose, diciamo, divertenti come la mappa dei pub caratterizzate a seconda della birra che viene venduta. Qui siamo, non siamo in Italia, ovviamente siamo un po' più su, dove sono più appassionati di birra, magari rispetto anche a noi. Però ci si può sbizzarrire anche con carte colorate a modo dei pirati. Sotto c'è, non è un disegno, è una rappresentazione del database di OpenStreetMap, fino ad arrivare a mappature e visualizzazioni di dettaglio degli ambienti indoor, come le stazioni, i grandi centri commerciali o musei. Oppure, siccome in OpenStreetMap si possono inserire anche dati relativi al 3D, una mappa in 3D degli edifici, degli alberi, di una città, in questo caso, rappresentata in 3D, quindi navigabile in 3 dimensioni. OpenStreetMap non è solo l'utente cittadino o il nerd che mappa di notte, ma sono anche grosse società che investono in OpenStreetMap perché è una componente importante di servizi di navigazione, di consegna o di mappatura che costerebbero di più e sarebbero legati a concorrenti commerciali come Google se non ci fosse questa struttura. Quindi grosse società investono e a volte anche contribuiscono direttamente al database. Due esempi: Facebook, se voi cercate un qualcosa all'interno di Facebook, la mappa, quella i piccola proprio diciamo in grande evidenza, è segnato anche contributi OpenStreetMap, cioè la mappa di Facebook utilizza dati anche da OpenStreetMap per la rappresentazione delle informazioni. Così come Amazon ha una pagina all'interno del wiki di OpenStreetMap in cui spiega che cosa fa, e anche elenca tutti gli utenti collegati con Amazon che mappano l'ultimo miglio, la destinazione dei prodotti, cioè quando una consegna viene effettuata in un certo territorio in cui magari non era mappato bene in OpenStreetMap, aggiungono i pezzettini e quindi diciamo sono più informati la prossima volta nel consegnare in modo efficace. E qui faccio un accenno a possibili utilizzi di OpenStreetMap. Non è solo una mappa da stamparsi, da utilizzare per andare in giro a passeggiare, ma è anche un ecosistema di software che supportano sia OpenStreetMap, ma anche l'estrazione delle informazioni, quindi altri scopi. È utilizzato molto in applicazioni umanitarie. Dopo vediamo un paio di esempi, ma a supporto di realtà disagiate o comunque non supportate pienamente,
che possono avere nella rappresentazione geografica di informazioni fondamentali per la salute, per esempio, un grosso supporto da questo progetto. Ovviamente si possono creare servizi basati su mappa, come succede anche per le applicazioni commerciali, e un arricchimento, un aggiornamento della cartografia ufficiale che spesso non arriva a certi dettagli oppure non è velocemente, così velocemente aggiornabile come una mappatura di questo tipo, quindi una mappatura volontaria. E poi ci sono scopi di ricerca, ovviamente applicazioni scientifiche, qualità di dati, integrazione insieme ad altri dati e opportunità di didattica e formazione, non solo a livello universitario, ma anche a livello scolastico, di educazione alla geografia, alla conoscenza del territorio. Accennavo un paio di applicazioni umanitarie, qui ne vedete due, Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT, e Missing Maps. Mi concentro più sul primo, che è un grossissimo, attualmente una delle più grosse iniziative basate su OpenStreetMap, nata più di 10 anni fa dopo il terremoto di Haiti, per coordinare appunto la mappatura umanitaria delle aree sottoposte a disastri naturali, e che è cresciuta con un supporto anche tecnologico infrastrutturale a molteplici progetti che in giro per il mondo utilizzano questa piattaforma per arricchire in quelle zone colpite da criticità, sia naturali che sanitarie, o umanitarie in generale, con informazioni aggiornate, magari anche con il contributo esterno di persone, non solo in luogo, ma ovviamente in loco, ma anche da remoto, che possono contribuire ad arricchire le informazioni disponibili. Un esempio locale, per esempio a Padova, è stato utilizzato OpenStreetMap per contribuire a creare il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per la mappatura dei parcheggi per disabili, così come ci sono applicazioni anche delle web app, delle applicazioni per smartphone che permettono di cercare e trovare informazioni sull'accessibilità dei negozi per le carrozzine. Così anche ci sono delle applicazioni più specifiche. Qui ho tratto alcune slide relative a pubblicazioni scientifiche in questo caso, ma ovviamente ci sono delle ricadute anche economiche o di progetti sul territorio per l'applicazione sull'individuazione o l'analisi di isole di calore, perché lì dove diciamo ci sono informazioni relative al tipo di edifici o alla copertura, l'impermeabilizzazione del suolo anche in OpenStreetMap, possono contribuire ad integrare informazioni ufficiali o anche derivate da immagini satellitari. Qui ci sono anche riferimenti, poi se volete approfondire. Così come l'uso della copertura del suolo, confronti con informazioni ufficiali e con livelli, scale di dettaglio diverse, sono abbastanza presenti nella letteratura scientifica e sono un'integrazione reale, soprattutto in zone in cui le applicazioni, gli enti governativi non riescono a stare dietro o a coprire tutto il territorio in modo omogeneo. Così come anche in un contesto più urbano, la mappatura delle aree verdi, lo sapete molto meglio di me, è fondamentale per questioni microclimatiche, per questioni di benessere sociale, di qualità dell'aria. Quindi sono informazioni di dettaglio che in OpenStreetMap trovano un loro spazio. E quindi possono essere utilizzate anche per lavori dettagliati su questi ambiti, a supporto o a integrazione di altre informazioni che sono disponibili. E poi una slide per dire che da questo ci si può inventare anche qualunque cosa, come la stampa sulle scarpe, sulle tazzine o le mappe tattili create su base di dati OpenStreetMap. Ecco, questa introduzione era proprio più generale sui concetti, adesso poche slide un po' più tecniche su cosa c'è dietro. Se avete delle competenze GIS, probabilmente vi suona tutto semplice, spero comunque di farvi notare le differenze che ci sono e le semplificazioni che permettono OpenStreetMap di essere uno strumento molto flessibile da questo punto di vista. Il modello dati di OpenStreetMap è molto semplice, prevede alcune tre componenti geometriche e una quarta sugli attributi, come funziona un po' anche nel mondo GIS più classico. Le tre componenti geometriche, gli tre elementi geometrici in OpenStreetMap sono nodi, le way e le relazioni. Un nodo è un punto, quindi latitudine e longitudine, che identifica degli elementi puntuali, come un indirizzo associato ad una casa,
un albero, una panchina o anche elementi come un parcheggio che sono areali in realtà, ma che possono essere semplificati per praticità di mappatura a un punto. Una way è una lista ordinata di tot nodi, c'è cioè un numero massimo nel modello interno, ma non è particolarmente importante, e rappresentano sia oggetti lineari che areali. Questa è un po' una differenza magari all'interno del mondo GIS, quindi sia una strada, un fiume che è una linea aperta, che un edificio o un lago o una patch di uso del suolo, sono formati da way, in questo caso o aperte o delle way che si chiudono, quindi che punto iniziale e punto iniziale della linea e finale della linea sono lo stesso in caso di oggetti areali. La relazione invece è una lista ordinata di nodi, way o altre relazioni un po' più complesse, ma dopo con un esempio spero di farvi capire cosa significa. Quindi ecco, questa è una slide che fa vedere in rosso un esempio di due nodi, in verde una way, in questo caso una linea, una strada, e una way chiusa, un poligono in blu. A destra vedete una relazione, cioè l'accoppiata insieme della strada e dei due punti. Cosa rappresentano sotto le informazioni? C'è la struttura, gli attributi che si chiamano in OpenStreetMap tag, che sono composti da due elementi, chiave e valore. E dopo con gli esempi capirete molto bene cosa significa. E ci sono alcune piccole regole, cioè ogni oggetto deve avere un tag principale almeno, e non c'è un limite al numero di tag, è una struttura molto semplice, si può arricchire con molte informazioni. E c'è una tracciatura di tutti i tag esistenti, che sono liberi, quindi chiunque può anche inventarselo, un tag nuovo, ma ovviamente le regole della comunità sono quelle di concordare con gli altri mappatori come mappare in modo migliore le informazioni. C'è questa pagina che se volete guardare contiene una lista gigantesca di map features, quindi di elementi di mappatura che rappresentano qualunque cosa, credo possiate immaginare. Ve la faccio vedere anche qui al volo. E c'è un indice che vedete già lungo, ma andando un po' a caso ci sono gli aeroporti, ci sono i bar, ci sono le scuole, gli edifici, le banche e via via tutti i tipi di strade. Vedete che è una lista molto lunga perché qualunque cosa che è rappresentabile come oggetto e che è riconoscibile su una mappa può essere categorizzato e descritto in OpenStreetMap. Questo è quanto c'è rappresentato anche con i tag, sia la componente geometrica che gli attributi in OpenStreetMap. Quindi per esempio una linea, una way con il tag highway, che vuol dire strada uguale residenziale, chiave valore, significa che è una strada residenziale. In più c'è un altro elemento, un altro tag, che descrive che il nome di quella strada è via Achille Grandi. La way chiusa, per esempio, è building uguale yes, quindi è un edificio, molto semplice, e gli altri due punti sono delle fermate dell'autobus, highway uguale bus stop. Questa è la struttura informativa che c'è dietro OpenStreetMap. La relazione sulla destra è l'insieme della strada e delle vie, che quindi è una tratta dell'autobus, quindi che comprende ovviamente sia il percorso che fa l'autobus, sia le fermate stesse. E le relazioni possono, diciamo, includere elementi diversi. Ora vi incomincio a entrare un po' più nel dettaglio su due aspetti che di solito quando racconto per OpenStreetMap credo che siano importanti. Uno è come si fa a contribuire, che forse dal vostro punto di vista è l'ultima cosa, ma ve lo metto all'inizio per capire come le persone come me, come tanti altri, che inseriscono informazioni lo fanno, con che modalità, con che strumenti e come potenzialmente, magari vi stimolo, potreste anche voi contribuire in futuro. La seconda parte è quella di invece, una volta che i dati ci sono già o li avete inseriti voi in OpenStreetMap, come possono essere estratti, con che modalità, per poterli riutilizzare per i vostri studi, per il vostro piacere o per fare dei lavori specifici. Quindi se noi guardiamo a come modificare le informazioni in OpenStreetMap, la prima cosa che bisogna fare è registrarsi sul sito. Quindi ve lo faccio vedere, io ovviamente sono già registrato ma esco. Quando entrate su www.openstreetmap.org, qua ci sono un po' di messaggi,
In alto a destra io ho l'interfaccia in inglese, ma avete la possibilità di registrarvi, il sign up, quindi la registrazione è un'email, uno username e la password, basta. Quando vi loggate, se siete già registrati, avete il vostro faccino, se ci mettete la foto del vostro profilo, e potete inserire le informazioni a vostro nome. Quindi questa è la prima cosa da fare quando, se volete, incominciare a vedere il mondo di OpenStreetMap anche dal punto di vista dei contributori. Come si fa? Allora, ci sono tre modi principali. Una è la mappatura su campo, quella che si chiamano field mapping, che si basa sull'osservazione diretta del mondo reale. Uno scende in strada, va in macchina o a piedi o in bicicletta e si segna le cose che vede. Si può fare su un foglio di carta, con alcuni strumenti anche specifici, su uno smartphone o con una nota vocale o a memoria, uno se lo segna, e dopo lo inserisce. La mappatura da remoto, quella che si chiama armchair mapping, quindi dal divano, diciamo, dalla poltrona, te lo fai davanti al computer, molto semplicemente. Cioè digitalizzi informazioni su immagini aeree satellitari che sono disponibili con una licenza aperta, quindi si ricalca, lì dove non c'è quell'informazione inserita, si aggiunge informazione derivata da queste immagini. Un'altra cosa un po' più complessa è l'importazione di dataset disponibili con licenza compatibile. Questo è importante, non si possono buttare dentro dati che non siano esplicitamente resi disponibili come open data con una licenza compatibile, ed è un'operazione, diciamo, potenzialmente pericolosa, perché può andare a importare informazioni che sono già contenute in OpenStreetMap, quindi potrebbero confliggere. Va fatta con certi criteri, diciamo, per utenti avanzati, e ci sono delle regole. Qualunque sia il modo in cui si inseriscono le informazioni, serve un editor, uno strumento per inserirle e dialogare col database. Questo è semplificato molto per gli utenti sia di base che quelli avanzati, con degli strumenti appositi. L'editor più semplice è quello che si chiama ID, ed è l'editor integrato all'interno dell'interfaccia standard di OpenStreetMap. Ve lo faccio vedere molto semplicemente, senza fare adesso una parte pratica, ma quando andate in www.openstreetmap.org, se siete registrati, così state navigando sulla mappa, qui siamo a Padova in modo normale, qui in alto c'è un tasto che è Edit. Se cliccate qui, io adesso vado un attimo all'interno, vado qua, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, entrate all'interno del, diciamo, database e vedete le geometrie direttamente, quindi esposte non solo la mappa, ma la rappresentazione dei punti, delle way, delle relazioni, così come lo vedono gli utenti registrati. E qui si può iniziare a lavorare sul dato. Riesco, e questa invece è la mappa standard. Quindi la registrazione permette di avere sul browser questo software, si chiama ID, che è integrato nel browser, quindi non vi richiede alcuna installazione. Cliccate su Edit e siete dentro lì e potete fare qualcosa. Ovviamente, se siete all'inizio, un po' di prudenza, quando vi registrate ci sono delle guide iniziali che vi aiutano a capire come si fa, e quindi potrete agire facendo prima delle cose semplici e poi via via più complesse. Qui ci sono delle note per spiegarvi appunto che è un editor basato sul browser e che è adatto per i principianti, ma anche per utenti avanzati. Ecco, qui nella slide, che non so se siano già disponibili, ma lo saranno sicuramente dopo, poi vedete l'indicazione di come si fa a richiamare la guida imperativa per iniziare, che vi suggerisco di utilizzare all'inizio della vostra esperienza. Poi ci sono editor per desktop, quindi da installare sul vostro computer, come JOSN, che è il più utilizzato in assoluto dagli utenti più esperti, quindi ha un sacco di plugin e funzionalità avanzate, e che può essere, diciamo, lanciato anche dall'interfaccia browser. Non dico nient'altro, diciamo che se un utente avanzato sicuramente dopo un po' vedrà di spostarsi verso JOSN per la facilità di uso nei task più complessi. Si possono usare anche delle app per smartphone, complete come Vespucci, non mi addentro nemmeno qui, ma è un'app per Android con un editor molto avanzato che vi permette di fare più o meno tutto.
ovviamente con un'interfaccia più piccola, ma potete essere in campo e invece di prendervi, diciamo, degli appunti, potete inserire direttamente le informazioni sul database dal vostro cellulare, ovviamente dovete essere loggati. Oppure degli editor più semplificati come Osmand, che vi permettono di fare meno cose, come magari inserire dei punti o correggere dei tag, ma non disegnare strade, correggere relazioni, eccetera. Però è molto agile perché vi permette, oltre a fare le cose generaliste di una mappa come routing, la navigazione, come potreste fare con Google Maps, con l'app di Google, potete registrare delle note audio geolocalizzate, video o foto che vi permettono di mappare quella mappatura sul campo di cui dicevo prima. Potete farlo anche tramite app, quindi vi segnate le cose sul vostro smartphone con dei PIN e poi le inserite a casa sul computer con uno degli editor. Oppure in modo anche più giocoso ci sono app come Street Complete, questa è per Android solo, che vi permette, mentre Osmand, questa è sia per Android che per iOS, Street Complete vi permette di, cioè vi fa delle domande tipo questa strada ha la superficie di asfalto? Sì, e allora voi cliccando un'iconcina aggiungete quel tag senza neanche sapere come si formano i tag. Oppure questo edificio, quanti piani ha? 2, 3, 4. È un gioco interattivo con molte task, con molti compiti che permettono, se uno cammina o conosce una zona, di farlo in modo semplificato senza approfondire il modello dati. Ecco. E questa è l'ultima. GoMap è un'app solo per iOS, simile a Vespucci per Android, quindi completissima, che vi permette di fare un po' di tutto. Adesso volevo fare una piccola. Chiedo se ci sono delle domande, mi fermo che adesso andiamo un po' più sul pratico, sulla chat magari. Sì, mi permetto di intervenire. Prego. Semplicemente ho avvertito già tutti i partecipanti che predisponiamo lo slot domande alla fine, anche nella Perfetto. parte pratica del workshop, e ho invitato tutti, e quindi lo ripeto in modo che chi non ha avuto la possibilità di leggere in chat può farlo in questo momento, potrà scrivere qualsiasi domanda, dubbio o perplessità in chat, la raccoglieremo e ci dedicheremo a tutto nella parte finale. Grazie ancora. Ok, grazie mille. Risottolineo che vista la tempistica di questo workshop, la parte pratica non potrà essere una parte pratica come si potrebbe fare insieme in classe, in cui ognuno segue in diretta quello che si fa, il docente magari risolve i dubbi, eccetera. Siccome lo stiamo facendo, avete le slide, ci sarà la registrazione. Io cercherò di farvi vedere come si fa e poi avrete tempo, se avete voglia, di provare a rifarlo voi e eventualmente diciamo, i docenti hanno i miei contatti, se ci sono delle domande in più, ma vi lascio anche tutte le informazioni per contattare la comunità più generale di OpenStreetMap. Allora, vi ho fatto vedere come in teoria si inseriscono le informazioni in OpenStreetMap. In alcune slide vi faccio vedere una modalità utile, pratica e semplice per contribuire in modo veloce, secondo me, uno dei più semplici per entrare nel mondo OpenStreetMap da contributore, ed è il Task Manager. È un software open source sviluppato e mantenuto da HOT, quel Humanitarian OpenStreetMap Team che vi ho nominato quando ho parlato di applicazioni umanitarie. Ed è un software che è stato creato apposta per questi progetti che supportano popolazioni o aree in situazioni di pericolo o di disagio, è stato sviluppato apposta per coordinare, gestire e monitorare la mappatura umanitaria, sia localmente che sia da remoto. Quindi avete in alto qui il link al repository GitHub, perché è tutto open source ovviamente, quindi si può interagire anche con gli sviluppatori. È un software molto dinamico, viene sviluppato molto in continuità. E c'è poi un'istanza, nel senso che c'è un sito web in cui si può utilizzare questo Task Manager. Io oggi non vi farò vedere l'istanza, l'installazione generale di HOT, ma quella italiana. Recentemente la comunità italiana di OpenStreetMap, con il supporto concreto sia informatico che di finanziamento di Wikimedia Italia, ha riattivato e aggiornato l'installazione del Task Manager nei server di Wikimedia Italia, perché
per poter avere uno strumento di mappatura per la comunità italiana da attivare in modo agile e coordinato. E andiamo subito a vederlo. Questo è il link, è osmit-tm4, perché è Task Manager 4, .wmcloud.org. Io vado direttamente sul progetto, questo non so se volete copiarlo in chat, comunque, sa che mi sono perso il link, ma lo vado a riprendere sul browser. Ecco qui. Anche qui non ho il tempo di fare un'introduzione completa al Task Manager, ma cerco di passare i concetti generali e spiegarvi perché credo che sia una modalità semplice per iniziare a mappare. Allora, innanzitutto, è un'interfaccia che integra alcune tab, alcune finestre informative e poi una parte di mappa nella quale poi si andrà anche a editare l'informazione. Sia il Task Manager italiano che quello generale ha una pagina per esplorare i progetti attivi. E quello italiano ce ne sono pochi, alcune sono molto vecchie, perché come dicevo è stato riattivato dopo vari anni. E quella che guarderemo oggi è quella che si chiama Improve ASTI, che è un progetto per migliorare la mappatura della provincia di Asti. È stato attivato un paio di mesi fa. Altre sono più vecchie, come vedete, credo per esempio è stata molto utilizzata un progetto che è stato attivato nel 2016 contemporanea al terremoto in centro Italia per mappare le aree più colpite come Amatrice, eccetera. È stato utilizzato poi anche OpenStreetMap dalla Protezione Civile per una prima fase iniziale di supporto alle analisi dei danni. E quindi c'è una serie di progetti, anche qui l'ho dato per scontato, ma si entra logandosi, ovviamente si riusano le credenziali, si possono riusare le credenziali di OpenStreetMap. Una volta che registrate in OpenStreetMap, entrate con quell'utente password in modo da che siano sincronizzati, perché poi si contribuisce direttamente in OpenStreetMap. Nel progetto ci sono, per esempio, in questo c'è una descrizione dell'obiettivo del progetto, e questo è stato stimolato dalla collaborazione tra OpenStreetMap, la comunità di OpenStreetMap e il numero unico emergenze, l'112 piemontese, che usano OpenStreetMap per coordinare le attività di soccorso. E quindi hanno bisogno, in alcune aree che sanno essere poco rappresentate in OpenStreetMap, di avere mappati con dettaglio gli edifici, le strade, per poter raggiungere magari anche nelle zone meno cittadine, quindi più remote, in modo puntuale le case e le zone in cui ci possono essere dei problemi. E quindi qua ci sono un po' di informazioni generali. E si contribuisce in questo modo. C'è un tasto Contribuisci, che però che si collega alla parte di mappa. Quindi c'è un territorio, ogni progetto delinea un territorio in cui si va ad agire. E quel territorio, una volta che cliccate Contribuisci, vedete che è suddiviso in dei quadrati. Questo proprio per semplificare, una delle funzionalità principali. È suddiviso in quadrati, che possono essere anche suddivisi in quadrati più piccoli, e quando uno contribuisce a quel quadrato, diciamo che lo blocca, in un certo modo, per gli altri, in modo che non ci si pestano i piedi. Quindi uno può agire all'interno della sua area, è limitata spazialmente, può fare degli edit, che sono quelli suggeriti dal progetto, e poi riconsegna, finito del tutto o solo parzialmente, il task, il compito alla comunità e ai mappatori che successivamente, o lui stesso il giorno dopo, o altre settimane, giorni successivi, volessero migliorare l'informazione. Qui ci sono i compiti, quindi ogni quadratino è chiamato compito. Ci sono delle istruzioni, le leggo velocemente, ma di solito sono delle istruzioni semplificate, cioè in un progetto di un task manager non vi chiederanno di aggiungere la partita IVA del negozio per avere informazioni di questo tipo. Vi chiederanno di mappare solitamente l'impronta dell'edificio, le strade, i fiumi, le cose che sono visibili da un'immagine satellitare. Quindi sarà un lavoro di armchair mapping, quindi la seconda tipologia, seduti davanti al vostro PC. Qui chiedono di mappare strade, edificato e corsi d'acqua. Quindi
quando nella vostra area avete mappato queste cose, avete fatto quello che vi viene richiesto. Salto molti passaggi, ma cerco di darvi uno stimolo su cosa, su come funziona. Per esempio, zoomo in un'area, in un quadratino che io avevo già visto, che avevo già un po' toccato, e in questo caso posso fare andare a mappare il compito selezionato. Qui sotto io cambio, perché l'editor si può usare sia ID, e di solito il default è quello, io uso JOSM, quindi lo cambio, perché in realtà quando si fa mappa il compito selezionato, senza che voi facciate niente, usa l'editor ID all'interno di questa interfaccia. Quindi siete all'interno dello stesso editor che utilizzereste se andaste a mappare dalla pagina www.openstreetmap.org, ma con delle ottimizzazioni. Io zoomo magari in questa area e vediamo che c'è la strada, ci sono degli edifici mappati, ci sono degli edifici non mappati, c'è un bordo arancione viola che vi fa vedere il limite del vostro task, del vostro compito, quindi mappate dentro lì e all'interno di quest'area cercate se ci sono degli edifici non mappati. Vi consiglio di utilizzare Task Manager anche per quello. Di solito i progetti si fanno in zone non mappate, quindi avete una mappatura semplificata. Se andate a Torino, in centro a Padova, a Bologna, è già quasi tutto mappato queste cose, quindi dovreste mappare cose più di dettaglio. Quindi, per esempio, io qua zoomo, è un'immagine utilizzata appositamente, cioè è stata suggerita come quella ottimale da utilizzare, è permesso dalla licenza e quindi si può fare, e avete la possibilità di aggiungere punti, linee e aree. L'esempio più base che faccio è aggiungere un'area e disegno, zoomo dove voglio, cerco di mappare la base dell'edificio, quindi non necessariamente tutto quello che vedo, ma parto dallo spigolo, il muro arriverà qua perché vedete che l'edificio è un po' inclinato, cerco di fare un quadrato, doppio clic per chiudere. E lui suggerirà dei campi custom, quindi sono dei suggerimenti per inserire in automatico quei tag. Questo, sto inserendo un edificio, se io clicco su edificio, lui in automatico ha aggiunto l'etichetta building uguale yes, che è quello che magari posso inserire. Posso ipotizzare che sia un edificio residenziale e quindi mettere residenziale, ma in questo caso è la cosa di base. Può avere un nome, ci sono dei campi suggeriti, ma questa è la cosa più semplice che potete fare in OpenStreetMap. Aggiungere un edificio generico. Ci sono dei trucchetti per migliorare la mappatura. Col tasto destro sulla linea, per esempio, potete renderlo ortogonalizzarlo, quindi renderlo quadrato. Potete spostarlo, potete collegare altre informazioni, potete specchiare, cioè ci sono funzionalità avanzate che non possiamo vedere, ma questo, per esempio, è un edit all'interno di un task del task manager, del progetto Improve Asti nel task manager. Quando avete editato, sia nel task manager che in www.openstreetmap.org, alla fine ne fate uno, 100, un milione di edit, avete il numero qui e cliccate salva. Una cosa importantissima è che vi è richiesto di commentare quello che avete fatto. Solitamente non avete cose già scritte, adesso vi spiego cosa significa, ma potete scrivere aggiunto un edificio, oppure aggiunto una strada, disegnato un marciapiede, il cestino della spazzatura. Qui la cosa utile è che il task manager aggiunge degli hashtag che caratterizzano quel progetto, quindi poi tramite lo strumento si possono fare anche delle statistiche, delle contribuzioni, servono a questo questi hashtag qui. E commentate, caricate. Scomparirà il salva qui. Ok, e adesso hai appena modificato OpenStreetMap, vedete che vi suggerisce tante altre cose. Se quando farete il primo edit, andate a vedere qui cosa potete fare e con che canali di informativi potete dialogare in relazione a OpenStreetMap. Facciamo finta che non abbiate più voglia, perché il tempo corre. Quindi hai completato, hai mappato completamente i task? Ovviamente no. Posso aggiungere un commento che è nel task manager. Ho aggiunto solo un edificio. Invio il task e questo compito si libera.
quindi si libera per un utente successivo che lo potrà mappare. Risulta che io, che sono alle SAR 4 minuti fa, ho aperto questo compito, adesso l'ho chiuso e qualcun altro può andare avanti. Ecco, questa diciamo è proprio la cosa più semplice che volevo farvi vedere per inserimento in OpenStreetMap, e andate anche a contribuire a un progetto che, a cui contribuiscono tanti altri, quindi diciamo che ha un orientamento privilegiato. Ovviamente se volete iniziare da un territorio conosciuto, iniziate dal vostro quartiere e magari aggiungete delle cose che presumibilmente non ci sono, magari poi potete partire dalle cose puntuali come una panchina, il lampione, il cassonetto della spazzatura, oppure se mancano invece delle informazioni più generali. Ecco, allora, questo è proprio un tour velocissimo su cosa significa inserire le informazioni. E riassumendo, voi vi tenete questa slide un po' da riassunto, cioè fate login, scegliete progetto, scegliete un task, un compito che vi apre l'editor, aggiungete quello che riuscite, le salvate aggiungendo un commento e poi dite ok, l'ho completato o meno del tutto, no. Altri utenti più esperti alla fine dovranno validare quel task, quel compito, per dire ok, è veramente mappato. Quando uno lo chiude, ci sarà appunto un utente esperto che fa questo giro e chiude e dice che sono completati tutti i compiti. Quindi ecco, questo è un suggerimento, se avete voglia date un'occhiata a questo progettino. Passiamo all'altro punto di vista di, vediamo un attimo che ore sono, ok, allora passiamo al punto di vista invece di estrarre le informazioni da OpenStreetMap. Anche questo è fondamentale, nel senso che OpenStreetMap è un database gigantesco, a noi spesso servono solo alcune informazioni, o geograficamente limitate, quindi il nostro quartiere, la nostra città, l'Italia, oppure tematicamente suddivise, quindi l'uso del suolo, gli edifici, le strade, o un mix di queste informazioni, di queste richieste. E ci sono diverse modalità per farlo. Allora, una cosa più semplice, non ve lo faccio neanche vedere, però è proprio la cosa più semplice, dal sito questito.org, sulla sinistra c'è un tasto esporta e vi esporta i dati che sono contenuti all'interno dell'interfaccia grafica. Ovviamente funziona su zoom molto elevati, quindi su pochi dati, e vi estrae un formato di dati, appunto OSM, che magari non tutti sanno maneggiare. Okay? Potete anche limitare l'area, ma passiamo a una cosa un po' più utile. Da quella in realtà più utile, ma abbastanza complessa, nel senso che OpenStreetMap è un database che si può scaricare interamente. Cioè, potete, andando su planet.openstreetmap.org, vi scaricate tutto il pianeta, tutto il pianeta Terra, così come è mappato oggi in OpenStreetMap, quindi quello che c'è, ve lo potete scaricare, è un file, non l'ho aggiornato questo, però ovviamente cresce giorno per giorno, nel formato compresso, quindi questo PDF, sono 56 giga. Ok, quindi è abbastanza pesantuccio. Non solo potete scaricarvi il database completo oggi, ma potete scaricarvi il database completo oggi con tutta la storia passata degli edit dall'inizio della storia di OpenStreetMap. Quindi potete fare anche i tagli temporali o i flussi di caricamento delle informazioni da qui all'eternità indietro, che significa 2004 per OpenStreetMap. E questi sono circa 92 gigabyte. Non è la cosa più semplice, magari non vi interessa fare un'analisi a livello globale, anche perché servono degli strumenti, sia di processing che hardware, un po' pesanti. Geofabric è una delle risorse più utilizzate, e lì avete il link, per estrarre delle informazioni a livello nazionale o subnazionale. Quindi, per esempio, per l'Italia, adesso forse l'hanno commentato, però arrivava fino al centro, cioè a aggregazioni di regioni, in formato OSM Shape. Quindi vi potete scaricare comunque sicuramente l'Italia e non tutto il mondo, anche qui con tutta la storia o solo ad oggi. Quindi è una cosa che agevola delle analisi a livello regionale, nazionale. E vi scaricate tutto. Ci sono altri tool. Ve li segno, ma non faccio neanche un mini tutorial, che vi permettono di scaricare in formati magari anche più moderni, come il GeoPackage, e fare degli estratti geografici personalizzati, quindi vi disegnate l'area di dove volete scaricarlo. Anche sviluppati sempre da HOT, il progetto che sviluppa anche Task Manager, che abbiamo visto prima, in formati anche molto più
riutilizzabili anche per esempio su Garmin, su altre applicazioni. E questo permette anche di selezionare tematicamente gli elementi, quindi magari solo gli indirizzi, solo gli edifici, solo le scuole. Quindi andiamo ancora più nel dettaglio. Da poco è stato attivato, ho scritto in via di pubblicazione, ma penso che insomma sia disponibile, un sito sviluppato con finanziamento e supporto di Wikimedia Italia per estrarre a livello comunale. Quindi in Italia potete estrarre il vostro comune, quindi molle di dati, tempi di download e gestione molto più semplice. In formato, si è deciso di o i formati più OpenStreetMap con PDF, OBF o il GeoPackage, che adesso tutti i software QGIS, ArcGIS riescono a gestire. E quindi è un formato, un dataset abbastanza compatto che potete analizzare. Sì, ecco qua l'esempio di Padova. Ultimo passaggio che però penso possa essere utile se avete voglia veramente un po' di lavorare con OpenStreetMap è quello di utilizzare l'API, quindi il linguaggio di interrogazione del database di OpenStreetMap, però senza diventare degli informatici di lavoro, ci sono delle modalità anche qui semplificate per poter accedere alle informazioni e vi faccio vedere velocemente cosa significa. E questo tramite un plugin di QGIS, che immagino voi o usiate o abbiate sentito quantomeno, QGIS intendo, che è un GIS desktop open source che è molto semplice ma molto completo e permette questo plugin di estrarre in modo mirato dati specifici usando questa Overpass API, quindi un linguaggio di interrogazione al database di OpenStreetMap. E adesso vi faccio vedere abbastanza anche qui in velocità, ma cercando di far vedere le potenzialità di un'estrazione dei dati che vi interessano, perché spesso appunto non siete interessati a tutto quello che c'è sulla mappa, utilizzando QGIS. Allora, anche in questo caso lo farò io, dovete aver installato QGIS, ovviamente. Il plugin qui col SEM, vi faccio vedere velocemente l'interfaccia cosa significa, e anche avere uno sfondo cartografico che vi permetta di zoomare e di vedere dove siete. E anche qui, come vi consiglio sempre, comunque l'estrazione di dati non scaricabili, se non vi scaricate tutto il pianeta o tutta la nazione, se volete estrarre delle zone di dettaglio dovete zoomare un po', diciamo, perché se fate una richiesta al database con decine e decine di megabyte o centinaia, vi risponde picche perché non è ottimizzato per utilizzare download, per gestire centinaia di download molto pesanti. Ok, quindi io ho già QGIS aperto e in QGIS. La cosa, io ho già tutto installato, ma nelle opzioni avete anche la gestione e l'installazione di plugin. Quick OSM non è un plugin di default, quindi bisogna andarlo a cercare e installare. Vi verrà fuori qui, ci cliccate, io l'ho già installato, invece che uninstall dove fate install, quindi ce l'avrete qui, come ce l'ho io col flag. E vi si apre con un'icona qui in alto che vi permette di utilizzarlo velocemente. Utilizzerò anche un altro plugin che è Quick Map Services. Ve lo scrivo qui, ma c'è scritto anche questo sulle slide. Eccolo qui, Quick Map Services, che vi permette di avere degli sfondi. Che ho paura che si sia incantato. Degli sfondi cartografici, compreso lo stesso OpenStreetMap. Facciamo senza. Non lo so, è molto strano perché non mi funziona il menu. Eccolo qua, è tornato. OpenStreetMap. O anche Google Maps o qualunque, vedete ce ne sono decine di immagini satellitari,
E potete utilizzarlo all'interno di QGIS. Quindi faccio l'esempio di andare a zoomare sull'area più o meno dove siete voi, virtualmente o fisicamente. E il plugin vi permette di aggiungere, di richiedere quei tag che abbiamo visto all'inizio, quindi quel key value in modo semplificato. Nelle slide, scusate, eccolo qua, è segnato tutto, quindi dopo potete riprenderlo anche se vi perdete qualche pezzo. In questo caso vogliamo scaricare gli edifici. Ok? La tag è building uguale yes, come avevamo già visto, e lo facciamo nell'estensione che abbiamo zoomato. Quindi nella chiave mettiamo building. Il valore yes, comunque qualunque tipo di edificio all'interno della canvas, quindi dell'interfaccia visualizzata. Faccio run e lui dialoga col database di OpenStreetMap, quindi le cose che ci sono adesso me le scarica e li ho come, in questo caso, due layer diversi, potrebbero essere tre, quindi potrebbero essere punti, linee, poligoni. In questo caso ho trovato solo linee, poligoni, perché, scusi, punti e poligoni, perché edifici, linee, non ce ne sono. Adesso mi sa che i yes sono solamente perché non sono collegati, sono dei nodi sui bordi dell'edificio che sono gli indirizzi. Quindi gli edifici dovreste scaricare, insomma, penso che siate interessati essenzialmente ai poligoni. In questo caso, se scaricato, avete un layer che potete salvare come shapefile, come quello che volete, con dietro la tabella degli attributi che ha building uguale yes, sempre presente perché è quello che abbiamo chiesto, e poi ci sono altre informazioni, c'è il nome dell'edificio, quindi il Porto Ogni Santi, la capitale di Sant'Antonio di Padova, e altri tag che sono stati aggiunti in modo random, perché ogni edificio può avere o non avere altre informazioni, come questo probabilmente è un asilo o qualcos'altro. Ci sono, vedete, pochi tag, non è detto che chi mappa riesca ad aggiungere molte informazioni. Però quella di base, per esempio, è il fatto che siano degli edifici. Okay? In realtà vi ho detto una cosa sbagliata. Qui abbiamo scaricato tutti gli edifici che hanno valore yes, quindi quello più generico. Se volessi scaricare, cioè se ci fossero degli edifici, vedete che non è stata scaricata l'informazione sul Dipartimento di Ingegneria e Informazione dell'università, perché la query ancora più generale è quella di scaricare i building con un valore generico, quindi qualunque valore nella canvas. E adesso vi scaricherà qualcosa di più, perché building yes è quando tu non sai che cos'è. E allora scarichi, dici yes, un edificio, secondo me questo è un edificio qualsiasi. Adesso vedete che abbiamo scaricato anche gli edifici dell'Università di Padova, che sotto hanno un'informazione, il building è di tipo university, non è yes. Quindi sotto avete la possibilità anche di scaricare delle informazioni, l'uso del suolo di cui abbiamo fatto l'esempio prima, che poi potete riclassificare per i vostri studi. Quindi sotto, se il database è ricco, dipende dai mappatori, dipende dalla comunità, dipende magari da progetti specifici, può permettere di estrarre informazioni di qualità e anche dettagliate per fare categorizzazioni specifiche. Nelle slide avete degli altri esempi su elementi lineari. Ecco, qui avevo estratto attorno al Prato della Valle, ma sempre edifici sono. Allo stesso modo potete, per esempio, estrarre i percorsi pedonali. In questo caso il tag è highway uguale footway, quindi strade pedonali, oppure altre informazioni. C'è anche la possibilità di guardare la query e di modificarla, ma direi che è un po' difficile farla. La soluzione è il limite qual è? Che in questo modo si può usare solo un tag. Cioè, se io avessi una struttura di informazioni un po' più complessa, dall'interno di QGIS in questo modo non posso farlo. Allora, quello che si può fare, per esempio, con Overpass Turbo. Ve lo segnalo anche qui, è un po' avanzato, ma secondo me vi stimola un po' la creatività. Potete
posso fare le stesse, richiedere le stesse informazioni, quindi highway, footway, ma anche di più. Per esempio, in OpenStreetMap il marciapiede non si chiama highway marciapiede, ma è un highway footway, quindi un percorso pedonale che ha un tag aggiuntivo. Di che tipo è? Sidewalk. Quindi devo combinare due informazioni. E questo, così come gli attraversamenti pedonali, invece è un tipo di footway, di percorso pedonale, di tipo attraversamento. E come funziona? Dovete imparare a scrivere questo codice qua. No, non è vero. Nel senso che questa interfaccia, overpassturbo.eu, col trattino in mezzo, ha un wizard, quindi un suggeritore, che semplifica molto anche queste cose. Dopo si va nel complessissimo. Ma se voi scrivete qui quello che è scritto nella slide, highway uguale footway, and, quindi metto insieme footway uguale crossing, lo faccio manina, uguale footway, quindi voglio i percorsi pedonali e footway uguale crossing, costruisco la query, che poi è sempre la stessa, se fosse stata vuota, e wizard me la costruisce, fa la domanda in questa zona qui, nella zona in cui zoomo, ok? Quindi torno qua, quindi anche qui andate un po' più vicino se volete testare, il link che c'è sulla slide vi porta esattamente a questa query, fate run, per adesso l'avete solo costruita, fate run e lui estrarrà tutti gli attraversamenti pedonali che sono mappati in questa zona, quindi... Ecco, questo l'avevo corretto prima, ma non l'ha ancora segnato. Sono gli attraversamenti pedonali che sono stati mappati nella zona vicino all'università. E questo può essere utile per vari motivi, perché potete scaricare tutto il mondo e poi fare delle analisi per togliere quello che non vi interessa, o il contrario, come si può fare qui, andate a chiedere direttamente al database solo quello che vi interessa. Quello che si può fare solo come stimolo, fammi vedere che sono, okay. La possibilità di fare delle query molto complesse, però perché vi ho fatto tutto questo ragionamento? Perché questa è una modalità per fare query complesse, interrogazioni complesse su uno strumento che le fa, su OverpassTurbo, e portarsi dietro la domanda già scritta da OverpassTurbo. Quindi come si fa? Qui, questo testo qui, che è un testo che potete cliccare ma anche selezionare, lo copiate con Ctrl-C, e come è scritto qui, lo portate all'interno della box ricerca del plugin di OpenStreetMap, in QGIS, quindi cliccate qui, invece che scrivere voi key uguale value, che era la query semplificata, andate qui su interrogazione, Ctrl V, copiate quello che viene fuori, che ha scritto OverpassTurbo, e fate il run. Quello che viene fuori è esattamente, adesso a parte che forse eravamo zoomati da altre parti. Che query ho copiato, scusate. Ok, crossing. Eccoci qua. Dove la scaricate? Non si vedono perché sono molto sottili. Scusate che questo è sempre... Mi vengono i sudori freddi, dico non ha funzionato, invece funzionato, solo che non si vede, e sono questi trattini di crossing qui. Quindi voi, senza sapere troppe cose, dovete sapere la metodologia di tagging di OpenStreetMap, quindi dovete sapere a cosa siete interessati e sapere la traduzione in OpenStreetMap, potete chiedere a OverpassTurbo di semplificarvi la vita e poi utilizzare QGIS e avere tutto in QGIS senza usare strumenti specifici per OpenStreetMap per elaborare le informazioni. Lo salvate come shapefile e vi fate le intersezioni, le analisi che volete. Questo vi faccio solo un esempio di, con un po' di attenzione, cosa si può chiedere. Per esempio, si possono fare domande come questa, che non è il vostro ambito, però l'avevo fatta sempre all'interno di Padova,
per fargli vedere le potenzialità. Per esempio, dire voglio avere i negozi che a Padova, quindi in tutta l'area di Padova, hanno dei parcheggi per disabili, quindi mappati come per disabili, però vicini a meno di 50 metri, e che i negozi siano accessibili alle carrozzine. Queste sono tutte informazioni che in OpenStreetMap si possono inserire. Quindi il parcheggio si chiama Amenity Parking Space, e se è per disabili c'è il tag che descrive se è un po' uno stallo per disabili. Va a cercarmi tutti i negozi che sono accessibili, quindi che qualche mappatore ha detto sì, questo negozio ha la possibilità per chi è in carrozzina di accedere, e vado a vederlo intorno di 50 metri. Questa è una query ovviamente che è complessa, ma che vi permette di estrarre le informazioni specifiche, quindi come vi avevo, sono pochi a Padova, ma non perché siano pochi queste informazioni, perché come sempre estraggo solo quello che qualcuno ha inserito. Quindi una cosa anche da fare è andare nelle zone in cui magari si sa che ci sono informazioni per stare mappate, oppure costruire dei progetti o relazionarsi con la comunità OpenStreetMap per poter avere quelle informazioni mappate. Per esempio, vi ho fatto l'esempio dei parcheggi perché durante il PEBA di Padova un altro utente che è venuto in contatto di un'associazione a Trento, e adesso ha imparato a mappare, hanno imparato a mappare i parcheggi, hanno mappato migliaia di parcheggi nella zona di Trento, e aggiungendo informazioni utili per una certa categoria di persone, molto, molto importante insomma per loro, per poter sapere dove andare a parcheggiare se uno ha alcuni tipi di disabilità. E vi lascio questa slide che per i più avventurosi e coraggiosi, sono delle slide del convegno dell'anno scorso, fatto appena prima che chiudessero tutto, quindi a febbraio, a Torino, in cui ci sono degli esempi avanzati di query in Overpass Turbo, solo per i più coraggiosi, ma sono veramente, ti apre un po' la possibilità di cosa si può richiedere direttamente al database di OpenStreetMap. Ultima slide, adesso forse ho anticipato, siamo sull'ora e un quarto? Ah, più o meno sì. Ultima slide su strumenti di controllo della qualità. Adesso non so se qualcuno si sta preparando, ha già scritto delle domande a riguardo, ma ovviamente in un progetto guidato da una comunità locale, magari non esperti, anche se tra i mappatori ci possono essere degli esperti, o comunque così delocalizzato ed estrutturato da un certo punto di vista. E uno si può chiedere, sì, ho capito, ma se può farlo chiunque, i dati faranno schifo. Cosa posso tirar fuori? Perché magari non ci sono regole, le regole sono abbastanza leggere, e la qualità non sarà così buona da poter utilizzare in molti ambiti. Invece, per fortuna, no. Così come in Wikipedia, spesso, o nella maggior parte dei casi, vandalismo o diciamo degli utilizzi non perfetti, sono gestite queste cose. Così in OpenStreetMap ci sono delle modalità per gestire e controllare la qualità delle informazioni e per migliorarla. A parte il discorso di costruire una comunità che lavori bene insieme, quindi sia focalizzata e che collabori, che è una cosa più generale, ci sono proprio degli strumenti per fare controllo sui dati di OpenStreetMap. E vi avete un link che vi può portare ad altre informazioni. Però ci sono degli strumenti di segnalazione di bug sui software, degli strumenti per individuare gli errori, di visualizzazione degli errori, di monitoraggio, di assistenza, di statistiche. E la cosa importante è che ci sono gli utenti inesperti, ma ci sono anche quegli esperti che pr si prendono cura di una certa zona e quindi possono essere lì pronti ad accogliere o a direzionare comportamenti errati oppure magari inesperti. Quindi cosa si fa quando si trovano degli errori fatti da altri? Si può commentare con le informazioni, dopo vi faccio vedere velocemente cosa significa. Si può mandare un messaggio direttamente all'utente, perché quando vi registrate potete ricevere messaggi non in un'email specifica, proprio all'interno di OpenStreetMap, oppure discutere pubblicamente con la community tramite i vari canali, mailing list, Telegram, che sono disponibili, sono molto, molto attivi per la comunità italiana di OpenStreetMap.
una cosa che ho saltato all'inizio, se uno è interessato a comprendere sia per estrarre le informazioni che per inserirle, fate riferimento sempre a wiki di OpenStreetMap, quindi wiki.openstreetmap.org è riferimento, diciamo, è la documentazione più o meno ufficiale di tutto quello che c'è dentro OpenStreetMap, quindi è il luogo dove andare a studiare prima di fare degli errori o prima di chiedere delle cose anche banali. Vi faccio vedere semplicemente questa cosa del changeset, che può darvi anche un senso di cosa significa OpenStreetMap. Faccio una cosa a caso. Si può interrogare il database senza andare a editare, anzi, anche non essendo loggati, se io esco, chiunque può, col tasto destro o con questa punto di domanda, freccetta con punto di domanda, cliccare su un punto della mappa e l'interfaccia chiederà più o meno in un cerchio attorno a quel punto cosa c'è nel database e sto cercando evidenzierà che informazioni ci sono. Quindi per esempio c'è non ha trovato niente qua. Teoria ci dovrebbero essere i negozi. Comunque, insomma, c'è per esempio il Palazzo della Ragione, quindi vi fa vedere gli elementi, vi evidenzia che sono in quell'intorno, vi fa vedere tutte le informazioni e vi fa vedere tutta anche la storia di quell'elemento. Come vi dicevo, il database contiene tutto. Questo per dirvi che se questo elemento ha dei problemi, se siete loggati avete la possibilità di commentare. Quindi, ecco, adesso scusate, mi è sparito. Si può instaurare un dialogo anche sugli elementi specifici. Questo permette di interagire con gli utenti che hanno editato per primi le informazioni e anche tenere traccia di il perché certe cose sono state mappate in un modo piuttosto che un altro. Quindi c'è una discussione che può essere, che è pubblica in questo caso, e che può permettere anche di risolvere dei problemi specifici. Ultimissima slide di informativa, dove trovare informazioni aiuto. Io ho fatto veramente una corsa molto veloce, forse anche troppo ricca da un certo punto di vista. Ci sono molte risorse semplificate anche per iniziare a comprendere meglio molti degli aspetti, non solo quelli pratici della mappatura. E una è learnosm.org, e c'è la versione in italiano. Ci sono varie mailing list internazionali, qui c'è tutta la lunga lista, ma c'è quella italiana che si chiama Talkit, quindi se uno è abituato, magari non so, giovani un po' meno, ma la mailing list è sempre un riferimento per una discussione strutturata. Oppure c'è il gruppo Telegram, che è una modalità molto più agile di interazione, e il Wiki OSM, che contiene le informazioni, come dicevo, di riferimento per poter interagire, comprendere, agire su OpenStreetMap. Eccoci qua.